Luogo importante per la città di Teramo che comunque va recuperato. Deve essere recuperato e la giornata di oggi ne è prova, ne è dimostrazione. Deve essere recuperato per le lettere che sono state lette oggi, per il dolore che quelle mura trasudano. Come ho detto nel mio intervento, io ho avuto l'opportunità, non utilizzo il termine piacere perché di piacere non c'era nulla, di poter passeggiare per quei corridori e vedere quelle stanze, vedere i piatti, i documenti, i vestiti, le sedie, i lettini, le fasce che reggevano quelle persone. E quindi e da qui nasce il nostro desiderio di ottenere il finanziamento completo per il manicomio, perché sì, è vero, magari ci saranno stati degli errori, non lo so, lo lasciamo agli altri, ma ora bisogna invece sedersi a tavolino per far sì che quell'edificio riacquisti la propria identità e la può riacquistare soltanto con un finanziamento completo che permetta la costituzione della cittadella della cultura, perché Teramo è una città della cultura, come giustamente è stato ricordato da tanti anni, a questo pregio all'interno delle nostre quattro province regionali, e soprattutto perché al suo interno deve essere realizzato il luogo del ricordo, e lo dobbiamo a tutte quelle persone, il più delle volte ingiustamente forse relegate in quegli ambienti, e hanno diritto di avere una loro dignità. Quindi adesso è il momento di sedersi e di costruire qualcosa in memoria e in ricordo di un luogo che merita e deve ottenere la propria dignità. Un luogo che comunque va al di sopra di ogni polemica. Certo, va al di sopra di ogni polemica, perché quello è il luogo, come diceva Mario Tobino, dove al suo interno c'erano fiori, che forse la società di allora e di oggi non ha avuto il coraggio di vedere. E tutti i fiori vanno coltivati, devono risplendere alla luce del sole, e farlo è un modo, quello di restituire un finanziamento completo e dare una nuova vita a questo edificio, a questo complesso maestoso. Pensando al futuro di questo questo edificio, una nuova vita, come ha detto lei, per oggi manca l'università a questa, diciamo, celebrazione. Io non lo so il motivo per cui l'università non è qui presente, sicuramente ci saranno stati altri motivi istituzionali di cui io non posso assolutamente arrogarmi il diritto di dire perché non ci fosse. L'università però è parte, anche se non è qui presente, è un attore principale di questo grande intervento, di questo intervento maestoso che va al di là della riqualificazione strutturale di quell'edificio, perché come ho detto c'è ben oltre, c'è altro, e l'altro penso che in una giornata della memoria e del ricordo sia ben chiaro a cosa mi riferisco.